il suo pensiero per questo Natale, per il 2020 ormai prossimo, un momento difficile che vive la città, ma è una città che comunque ha le potenzialità, ha la forza per rialzarsi e per percorrere nuove strade. Beh, devo dire che noi questa sera ci siamo fatti gli auguri e basta, cioè non abbiamo assolutamente parlato di temi politici, lo facciamo 365 giorni all'anno. Questa sera invece era l'occasione per incontrare amiche, amici di un percorso antico, vecchio, ma anche tanti nuovi amici avvicinati negli ultimi mesi, per toccare con mano l'affetto, scambiarsi il calore umano e provare a scambiarsi gli auguri come fanno tutte le persone normali. Ecco, questo abbiamo fatto questa sera senza nessuna analisi politica, perché nell'invito che ho rivolto ai miei amici e alle mie amiche era soltanto quello dell'augurio, il gesto più semplice, più bello, più naturale che c'è. Poi le analisi politiche le facciamo in un altro momento, certo, questa è una fase particolare per Taranto, un'attenzione del governo, del Premier Conte, del Ministro della Salute Speranza e di altri ministri, l'attenzione del governo regionale, della città di Taranto, dei sindaci della provincia, con un ritrovato spirito di iniziativa che io giudico positivo. Però lasciamo questo momento, godiamoci il Natale, alla gioia degli auguri di Natale fra amici ed amiche, che è una cosa bella che molto spesso, preso dalle tante cose, ci manca questa possibilità, e questo pomeriggio, questa serata l'abbiamo voluta trascorrere all'insegna unicamente di questo bel sentimento, l'amicizia, l'affetto tra persone che si vogliono bene, che si rispettano, che è la cosa più bella.